Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi di uno dei consigli di Warren Buffett, il più ricco e famoso investitore al mondo. Infatti lui ci ha detto qual è la strategia per fare soldi mentre dormiamo. Ma prima di iniziare con questo video e spiegarvi che cosa ha detto, vi volevo ricordare che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Iniziamo immediatamente, cerchiamo di capire qual è la strategia che ci dice Warren Buffett. Innanzitutto ragazzi, dobbiamo fare una premessa. Infatti Warren Buffett ritiene che il modo migliore per guadagnare soldi con i nostri investimenti sia far lavorare i soldi per noi mentre dormiamo e quindi consentirci di guadagnare senza fare assolutamente nulla. Warren Buffett sottolinea l'importanza del concetto di far lavorare i tuoi soldi per te in modo da poter guadagnare di più senza spendere il tuo tempo per guadagnare soldi. Il tempo, infatti, secondo Warren Buffett, è il bene più prezioso della nostra vita. Mentre il denaro può essere guadagnato, risparmiato, speso, investito o perso, il tempo può essere soltanto speso. Questo rende il tempo ben più prezioso del denaro. Warren Buffett, la leggenda degli investimenti, tuttora in attività, ha continuato a sottolineare l'importanza del concetto di far lavorare i tuoi soldi per te, in modo da poter guadagnare di più senza spendere il tuo tempo. La crisi finanziaria globale e la pandemia Covid-19 di questi tempi ci hanno mostrato però come i posti di lavoro stabili possano improvvisamente scomparire. Aziende fiorenti potrebbero improvvisamente chiudere le porte senza alcuna colpa dei proprietari. Per questo motivo non bisognerebbe mai dipendere da un solo reddito. Molteplici fonti di reddito fornirebbero la protezione necessaria al tuo stile di vita da fattori imprevedibili che ci circondano. Warren Buffett ama questa automazione, motivo per il quale spesso investe in aziende con dividendi affidabili, sostenibili e soprattutto in crescita col passare degli anni. Ma cosa possiamo fare per scegliere le migliori azioni da dividendo? Infatti, in questo caso il consiglio è che esistono tre regole fondamentali che ogni investitore non dovrebbe mai trascurare. Adesso vi spiegherò nel dettaglio di cosa si tratta, perché una volta che riusciamo a capire queste regole che ci insegna Warren Buffett in maniera molto semplice, ragazzi, sarà tutto più chiaro e riusciremo a capire qual è il vero segreto degli investimenti e come possiamo far fruttare ciò che andiamo ad investire al meglio per noi stessi. Warren Buffett infatti ci dice: soldi mentre dormi vanno fatti, quindi i soldi vanno fatti, creati, dice lui, mentre dormi con le azioni da dividendo. Infatti una volta che noi abbiamo fatto un lavoro per scegliere l'azione che vogliamo comprare, oppure ragazzi, se chiaramente come investitori non siamo ancora al livello di poter selezionare le aziende analizzando i bilanci, possiamo anche affidarci a degli indici interi, come ad esempio l'indice Standard & Poor's 500. Attraverso degli ETF si può comprare lo Standard & Poor's 500 che eroga i dividendi, e quindi ci saranno pagati questi dividendi in funzione della media di tutte le aziende presenti all'interno del paniere Standard & Poor's 500, che vi ricordo essere le 500 aziende più capitalizzate degli Stati Uniti. Ma andiamo con ordine e vediamo che cosa ci dice ancora Warren Buffett. Per selezionare ottime azioni da dividendo, prima di tutto occorre valutare il cosiddetto dividend yield, ovvero il rendimento del dividendo. Il dividend yield semplicemente è dato dalla differenza tra l'importo dell'attuale dividendo annuale per azione di una società diviso per il prezzo corrente delle azioni, cioè quindi dobbiamo fare dividendo annuo attuale per azione fratto il prezzo attuale delle azioni. Ad esempio, ragazzi,
Una società che paga 2 euro di dividendi su base annua, con un prezzo delle azioni di 60 euro, ha un dividend yield del 3,33%, che si ottiene ovviamente facendo 2 euro diviso 60 euro e poi moltiplicando per 100 il risultato per avere la percentuale, perché quello che a noi interessa è la percentuale. Ovviamente, ragazzi, meglio concentrarsi sulla ricerca di società con un alto dividend yield. Quindi questa è la prima regola e la più importante di tutte, perché se non andiamo a considerare società con alti dividendi, chiaramente stiamo facendo una scommessa e magari potremmo andare a considerare aziende di tipo growth, ovvero che non distribuiscono dividendi e che reinvestono tutto per la crescita dell'azienda. In quel caso non avremo lo stacco di un dividendo a cadenza prestabilita, ad esempio trimestrale, semestrale o annuale, ma riceveremo sotto forma di vantaggio sul prezzo la crescita del prezzo della nostra azione acquistata. Andiamo avanti e vediamo che altro ci dice Warren Buffett. La nostra ricerca, come sostiene l'investitore più ricco e famoso al mondo, deve concentrarsi su società che riescono a produrre utili costanti nel tempo e che, per politiche aziendali, distribuiscono dividendi ormai da diversi anni, almeno 10-15 anni. Quindi ovviamente lui consiglia di andare a verificare anche lo storico di pagamento dei dividendi e di verificare che sia almeno di 10-15 anni, proprio per andare a prendere più sicurezza e andare ad investire in aziende che sono presenti nel mercato da più tempo, almeno 10-15 anni, ci dice Warren Buffett, e che possibilmente, ancora sottolinea un'altra condizione, abbiano il dividendo crescente nell'arco degli anni. Quindi attenzione a fare in modo che siano verificate tutte queste condizioni. Infine, ragazzi, ci dice Warren Buffett, bisogna concentrarsi anche sulla sostenibilità degli stessi dividendi e quindi sul cosiddetto payout ratio. Il payout ratio o dividend payout ratio rappresenta la percentuale di utili distribuita agli azionisti sotto forma di dividendi, ossia quale percentuale di utile viene distribuita agli azionisti sotto forma appunto di dividendo. Più il payout ratio è alto, meno il dividendo sarà sostenibile. Un buon payout ratio, secondo Warren Buffett, dovrebbe attestarsi all'incirca tra il 40 e il 75% di tutti gli utili prodotti dall'azienda. Ovviamente, ragazzi, queste sono le regole principali di Warren Buffett, quindi verificare il dividend yield, aziende che distribuiscono dividendi da almeno 15 anni in crescita costante nell'arco degli anni e la verifica del payout ratio. Però, ragazzi, volevo farvi un piccolo appunto, perché nel momento in cui andiamo a considerare l'azienda, se un'azienda è nuova, quindi è quotata da poco, è nata da poco, è chiaro che il dividendo sarà minore rispetto a un'azienda che è presente sul mercato da tanto tempo. Ma questo perché? Perché l'azienda nei primi anni di vita deve necessariamente reinvestire tutti gli utili o quasi tutti gli utili per dare la possibilità a se stessa di crescere e di espandersi nel mercato. Solitamente aziende con dividendi alti sono aziende che hanno raggiunto il loro picco di mercato e che nel momento in cui pagano i dividendi alti stanno semplicemente continuando sulla scia di quello che è stato costruito nei decenni precedenti. Un esempio fra tutti, per esempio, può essere l'azienda Coca-Cola. Infatti la Coca-Cola ha uno storico di dividendi crescenti per più di 50 anni e questo l'ha potuto fare proprio perché ormai è un'azienda consolidata, che quindi ha stabilizzato il suo modo di produrre utili e semplicemente in questo momento preferisce redistribuire gli utili agli azionisti piuttosto che espandersi, anche perché ha raggiunto già un predominio del mercato di riferimento, quindi non avrebbe alcun senso continuare ad investire per far crescere l'azienda. Ha invece ben più senso in questo frangente andare a retribuire
sostituire gli azionisti proprio per dare la possibilità agli azionisti di guadagnare di più da ogni azione. Detto questo, ragazzi, questi consigli, ovviamente sia di Warren Buffett che miei, non sono consigli di investimento, perché io, come sempre, vi raccomando di fare le vostre analisi prima di investire su qualche azione, su qualche titolo. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un bel commento, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi appuntamenti. Io vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!